Alberto Cirio è il nuovo presidente della Regione Piemonte. Il candidato della coalizione di centrodestra per le elezioni regionali 2019 ha ottenuto il 49,85% dei voti contro il 35,8% della coalizione di centrosinistra guidata da Sergio Chiamparino, il 13,6% del Movimento 5 Stelle del suo candidato Giorgio Bertola e lo 0,7% del candidato del Popolo della Famiglia Walter Boero. Alla gioia si unisce anche un senso di responsabilità perché in Piemonte i problemi sono tanti, sono gravi, in Piemonte le persone hanno dato sì la loro fiducia, ma noi dobbiamo ricambiarla facendo vedere che davvero abbiamo idee nuove, abbiamo progetti nuovi, abbiamo un metodo di lavoro nuovo. Metteremo tutta l'energia che abbiamo per non tradire la fiducia che i piemontesi hanno voluto darci. Poi noi saremo un governo che ascolterà molto, dialogherà e ascolterà, perché se le cose si fanno insieme si fanno meno errori e si fanno meglio. In Consiglio regionale del Piemonte 33 seggi andranno dunque ai consiglieri di centrodestra, 13 seggi verranno assegnati al centro-sinistra e 5 seggi al Movimento 5 Stelle. In particolare per la maggioranza i leghisti saranno 17, 2 da Alessandria, 1 da Asti, 1 da Biella, 2 da Cuneo, 2 da Novara, 7 da Torino, 1 dal Vicio, 1 da Vercelli. Forza Italia avrà 3 consiglieri, 1 da Cuneo e 2 da Torino, 2 Fratelli d'Italia, 1 da Cuneo, 1 da Torino. A questi 22 vanno aggiunti i 10 del listino e il presidente. Per il centro-sinistra al Partito Democratico andranno 9 seggi, 1 da Alessandria, 1 da Cuneo, 1 da Novara e 6 da Torino. Tutti eletti a Torino gli altri consiglieri, uno di Più Europa, uno di Chiamparino per il Piemonte, uno di Liberi Uguali, uno dei Moderati. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle invece arriveranno 1 da Alessandria, 1 da Cuneo e 3 da Torino. L'affluenza alle elezioni regionali 2019 del Piemonte è stata del 63,34% contro il 66,45% della precedente consultazione.